La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. Ricordo che nella seduta del 18 ottobre si è conclusa la discussione generale e il rappresentante del governo è intervenuto in sede di replica, mentre i relatori vi hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale non sono stati riferiti emendamenti. Quindi, se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, lo sottopongo direttamente in votazione. Allora, colleghi, metto in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Allora, colleghi, colleghe, affrettatevi che siamo in votazione. Prego, affrettatevi. Prego, colleghi, siamo in votazione. I pareri. Allora, colleghi, prego, veloci che siamo in votazione. Allora, vediamo se ci sono problemi con il sistema. Duranti, Fabbri, chi altro? Palma, Pastorino. Allora, sopra, Bugnaroli, Gebhard. Bene, mi pare che abbiano votato tutti. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 338, contrari nessuno, la Camera approva. Andiamo all'articolo 2. Dichiaro aperta la votazione all'articolo 2. Allora, Coppola, vediamo, ecco, andata. Chi altro? Businna. Businna. Coppola ha votato? Sì. Va bene. Allora, hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 341, contrari nessuno, la Camera approva. Adesso ho bisogno dei pareri agli emendamenti all'articolo 3.